posti sbauso, ma non siamo posti sbauso. Non ne ho le noi, non ne ho. Ce l'ha duro! Non siamo italiani! Stanno facendo prima la conferenza stampa. Mi facili girare la bella lengua! E muove che state andando senza fermare loro. Torno dopo, l'abbiamo già filmato. Cosa sperate da questo incontro? Vorremmo delle risposte certe per il futuro, perché altrimenti entro il 30 giugno dovremmo restare a casa, in quanto i soldi, non so, i soldi stanno, non ci sono più finanziamenti, e daranno i soldi alle scuole, saranno con l'autonomia, gestiranno poi i dirigenti e non verremo più a fare le 35 ore settimanali, ma le 2 ore al giorno, quello che, con i fondi che ci saranno. Pensi soltanto che adesso non bastano nemmeno i soldi per comprare la carta igienica, quindi come faranno a retribuirci il nostro futuro? Siamo 1200 in provincia di Lecce, ci troveremo a stare disoccupati. Grazie. E hanno fatto la figura ridicola, perché ho detto chi ha parlato di 40 euro. Speriamo che sia una svolta decisiva, diciamo. Vogliamo un programma di attuazione, vogliamo qualcosa di certezze, qualcosa di contatto di, proprio con l'essere umano, proprio con i vertici, diciamo, perché ormai siamo ormai in decollo della situazione. Qual è il vostro animo attualmente? Molto, molto incisivo, molto incisivo. Vogliamo andare alle proposte, ai fatti. Sono 16 anni. Io sono dal 94, che sto sempre con la camassa LSU. Sempre precario? Sempre, sempre. Precario per 16 anni? 16 anni. È una risposta positiva per il nostro futuro, la continuità. E basta. E lo stipendio che arrivi prima, perché adesso sono già 2 mesi che non percepiamo lo stipendio. Basta questo. Da quanto tempo vivete in questo stato precario? Da 16 anni. Sono 16 anni. E prima come LSU e poi nel 2001 e nelle imprese di pulizia. Basta. Ovviamente siete stanchi. Sì, perché abbiamo lavorato e stiamo lavorando anche senza gli stipendi, noi garantiamo sempre le pulizie, però non si prospetta niente di buono. Io spero che oggi ci sarà qualcosa di più importante.